Pronto? Buongiorno, chi è il signor Ciro? Sì. Salve, signor Ciro. Non è andato al lavoro? Beh, che scusi. Sono Pasquale. Cosa stiamo martellando? Cos'è questo rumore che si sente? Quelli che state martellando? Sì, siamo... Vi stiamo dando fastidio? No, stiamo solo andando a manicomio. Avete ragione. Ma siete stato voi che ci avete segnalato alla polizia? Diteci la verità. Io non mi piglio collere. No. Guardate, io se volevo segnalare entravo dentro. Voi chi siete? Quelli dell'avvocato a fianco? Sì, quelli dell'avvocato. Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Aspettate un attimo, signor Ciro. Fermati un attimo, sono al telefono col signor Ciro. Chi lei sa che non si può formare? Sentite, io glielo dico, chi non si può formare per niente. Ma che cosa devo fare? Quello non capisce, mi hanno messo questo operaio, quello è straniero. Hai voglia a parlare, è anche un violento, quello è un ex detenuto delle... Ha lavorato anche nella regione straniera. Ho capito, lei mi ricordi, era un generale della regione straniera. No, guardate che coincidenza. E ci volete venire a parlarci un attimo voi, signor Ciro? Fra poco, perché mi deve mettere ancora la dentiera. Ma figuratevi, ancora la... Ma però per stare a parlare senza dentiera state parlando benissimo. Vi devo dire la verità. Complimenti. Comunque se io... Se io avessi avuto qualcosa da dire, andrò dentro e ve lo dicevo. Generale, io vi ringrazio. Vi posso chiamare generale? Perché senza vivere, no? Guardate, generale, state ma... Aspettate un attimo. Silent, please! Stop! Niente da fare, signor C. Volete venire? L'avvocato che dovete venire è il capo degli operai. No, io sono il capo degli operai. A fianco a me sta pure l'avvocato, tra un po' ve lo passo, che lui è mortificato perché ha detto che vorrebbe iniziare con il piede giusto questa convivenza, avete capito? Sì, ma non vi preoccupate, lo so che lavoro. Lo so che lavoro, però io mi rendo conto perché guardate, chi non si ferma, si chiama Dimitrov. Dimitrov? Non mi fermare. Signor C, com'è bello sentirvi così simpatico, secondo me. Sì. Posso passare un attimo all'avvocato che vi voleva salutare? Certo. Permettete, un attimo solo. Sì, avvocato, lasciate stare Dimitrov, venite qua, signor C è simpatico, è roba nostra. Venite. Pronto? Buongiorno, avvocato. Signor Ciro Amabile, io vi chiedo veramente perdono, ma non potete immaginare l'imbarazzo, io non riesco a farlo fermare. Non so, chi è Stakhanov? È uno stakhanovista proprio, ma voi siete un uomo di cultura, si sente subito, signor Ciro. Io quando c'è gente che lavora la rispetto, poi lo so. Ho detto al signore, sì. Se io avessi avuto qualcosa da ridire, lo so, non sono un guappo, sono una persona normale. No, però voi siete come me, io vi sento dall'accento, siete di origine campana, perché no, anche io sono napoletana verace. Ah, e di dove sei? Di sono che i fasci di quartiere. Lì sono del Rione Sanità. Ma che mi state dicendo? Ma allora ci mi apparente. Io sono che abitavo a via Cagnazzi, non so se la conoscete. E io sono che Sant'Anna di Palazzo. Sant'Anna di Palazzo. Mannaggia, io tenevo una zia che stava in casa proprio a fianco al cimitero di Fontanelle. La buonanima di mio zio, Don Gerardo lo chiamavano, era il custode del cimitero delle Fontanelle. Pensatene poco com'è piccolo il muro. Quietissima. Era un po' nervoso anche lui, detto tra noi. La verità. Comunque, come ho detto all'amico di prima. Aspettate un attimo. Dimitrov! Stop! Dimitrov! Stop! Niente, continua a martellare. Come voi sentite o no? Signor Ciro. Sì, vi sento. La gomma già fa. No, sentite a essa come martella. Ma voi prendete so, come? Io non so che devo fare. Comunque, se ditemi. Se vi trovo dopo vi vengo a salutare dentro. Io vi aspetto con grande onore e piacere. Okay, vi volevo solamente dire mio zio. Sì. Quello che faceva il custode, certi botte erano poco nervosi, pigliava tra sé vinto cimitero. Quando ci stava vicino e si sfugava che i capi morti. Tutti i destraviecchi e i destramortori che doveva dire alle persone, chi ci diceva direttamente i morti. Per mio fratello, sapete dove abitava mio fratello? Dove abitava? Adesso ospitava la vita. Ah, aspettate che hanno attaccato pure con trapano. Chi devo compare Dimitrov. Aspettate un secondo solo, signor Ciro. Dimitrov! Stop il trapano! Sto parlando al telefono, avvocato di San Ciro, del signor Ciro, generale! Ma come già fai? Non ci faccio più, mi stanno esaurendo.
Ma da credere. Ma mi diceva il capo qua dei lavori, guardate che burdello che fanno, ci fanno manco parlare. Mi diceva il capo dei lavori, ma voi veramente siete un generale? No, ma quando mai. Ah, e di che cosa vi occupavate? Un litografo. Ah, e vabbè, un bel mestiere però, eh. Sì. E come mai poi siete venuti a Nettuno? È una cosa che vi dirò da vicino. Va bene, allora ci vediamo dopo. Ma facete una cortesia, solo un attimo, perché si sente che siete influenti. Io passo un attimo a Dimitrov, parlateci un attimo voi, aspettate. Dimitrov! Litografo! Pronto? Ciao Dimitro, spara più piano. Non capisci, cosa ti ho detto? Ciao. Cosa ti ho detto, Ciro? Dimitro! Dimitro!